Buongiorno a tutti. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme la soluzione di un altro tema d'esame, che è questo che è proiettato ora sui campi da calcio. Non vi ripeto le raccomandazioni generali sullo svolgimento del tema d'esame. Quello che faccio è scorrere il testo, che è quello che dovreste fare voi all'inizio del compito, e capire quali sono gli elementi principali, in modo da poter andare a fare un inquadramento generale e dopodiché ci concentriamo sui vari requisiti uno per volta. Allora, come al solito abbiamo un package che contiene tutte le classi che dobbiamo andare a costruire. L'accesso avviene attraverso una classe che si chiama Fields, che è quella che ho già aperto qui sotto, con un po' di elementi già predefiniti. Come al solito c'è anche una classe Test App con dei test base per il nostro sistema. Primo requisito. Abbiamo che il nostro impianto sportivo ha una serie di campi da calcio con diverse caratteristiche che possono essere inizializzate tramite il metodo Define Fields Features, che accetta una serie di descrittori di campi. Il descrittore è un oggetto di classe Features. Features è definito, possiamo vedere facilmente qua, all'interno del nostro della nostra classe Fields come una classe annidata ed ha questi tre campi fondamentali. Sono final, nel senso che una volta inizializzati non possono essere modificati, sono inizializzati da questo costruttore, quindi io posso costruire un oggetto di questo tipo e questi tre attributi restano fissi, costanti. Okay? Quindi qual è il vantaggio di questo meccanismo? È che sostanzialmente posso accedere direttamente a questi attributi senza passare attraverso un metodo getter. Okay? Quindi la sintassi è leggermente più semplice rispetto a avere dei metodi getter. I campi sono, per l'appunto, indoor, il campo è coperto, heating, il campo è un impianto di riscaldamento, per default, quindi quando heating è falso, non c'è, e AC il campo ha un impianto di aria condizionata. Per default ovviamente non è presente. Riscaldamento e aria condizionata possono essere presenti solo per un campo coperto. Okay? Se questa condizione non è verificata viene generata un'eccezione, quindi viene descritto un campo che non è valido. Ai campi viene assegnata una numerazione che parte da 1 secondo l'ordine con cui sono stati definiti nella chiamata al metodo. Quindi questo vi ricordo che il numero variabile di parametri equivale a passare un array, quindi gli elementi nell'array avranno un ordine e quindi il primo campo che compare in questo array sarà quello a cui viene assegnato il codice numerazione 1. È possibile conoscere il numero totale di campi col metodo countFields, e il numero totale di campi indoor con il metodo countIndoor. Poi l'impianto sportivo ha dei vari di chiusura, di apertura e chiusura che sono definiti con questi, definiti eletti con questi metodi. Il formato è HMM. Per semplicità si assume che l'orario di chiusura è la mezzanotte. Abbiamo dei soci che sono definiti tramite il metodo new associate, che ha tre parametri che sono il nome, il cognome e il numero di telefono. Il metodo restituisce un codice univoco, che è di tipo intero. Vi faccio notare che qui c'è scritto solamente che il codice è univoco, non c'è scritto nulla su fatto che inizi da 0, da 1, da 1000, da 10.000, che sia crescente e decrescente, ok? Quindi è lasciato alla scelta. L'unica condizione fondamentale è che sia univoco, perché poi quello ovviamente è un codice identificativo.
È possibile conoscere, dato il codice univoco, nome, cognome e telefono tramite i metodi get first, get start, get phone, a fronte di un codice inesistente, eccezione. Il metodo count associates permette di sapere quanti sono i soci registrati tramite il metodo di prima. E poi abbiamo la prenotazione dei campi. Abbiamo un metodo bookfield che riceve come parametro il numero del campo il codice univoco e l'ora d'inizio, scusate, il codice univoco dell'associato, del socio che lo prenota, è sbagliato qua il testo. Allora, è possibile che ci siano delle piccole incongruenze tra testo e codice. Normalmente, se c'è questa incongruenza, quello che ha la prevalenza è il codice. Per cui, se andiamo a vedere il codice, il metodo bookfield, vedete, ha campo e associate, quindi il socio. Quindi codice del campo, codice del socio e l'orario. Dettagli sull'ora d'inizio, che deve essere insomma esattamente allineata all'ora di apertura, e c'è un metodo isBooked che riceve come parametri il numero di un campo e l'orario, restituisce un valore booleano che mi dice se il campo per quell'ora è prenotato oppure no. Disponibilità e occupazione campi, il metodo getOccupation mi dice quante prenotazioni sono state fatte per un certo campo. C'è un metodo che si chiama findOptions, che accetta come parametri un orario e un oggetto features e restituisce una serie di opzioni corrispondenti ai campi che hanno le caratteristiche richieste e sono liberi allora. La lista è ordinata per occupazione decrescente e poi per numero di campo crescente. Cos'è un oggetto features? Lo vediamo qui dentro fields. Le features, scusate, torno qua, sono queste. Quindi è la stessa classe che viene utilizzata per definire i campi. Io qui posso andare a dire voglio un campo che sia indoor, che abbia aria condizionata oppure che abbia riscaldamento. Quindi questo mi restituisce tutti quelli che hanno quelle caratteristiche e sono liberi allora. Il metodo restituisce una lista di alternative che sono rappresentate da oggetti che implementano l'interfaccia field option. L'interfaccia offre i metodi get field e get occupation che restituiscono per l'appunto il numero del campo e la sua occupazione. Okay. Che è sostanzialmente il metodo che abbiamo visto prima. Okay. Infine, abbiamo alcune statistiche. Il numero di soci che hanno fatto almeno una prenotazione. Occupation, in percentuale, il livello di occupazione dell'impianto ed viene calcolato come rapporto tra il numero di prenotazioni di tutti i campi, quindi sommo quel get occupation del requisito 4 per tutti i campi e il numero di blocchi da un'ora disponibili tra l'orario di apertura e quello di chiusura. E qui non c'è scritto, ma sostanzialmente possiamo assumere che l'orario di apertura e l'orario di chiusura siano sostanzialmente allineati. Okay, quindi se inizio alle 9.00 finirò, non so, alle 11.00. Okay, avendo slot da un'ora non ha senso che l'orario di chiusura
sia un quarto d'ora dopo la chiusura. Quindi sono allineati e sono multipli di un'ora. Field turnover restituisce una mappa che riporta come chiavi i numeri dei campi e come valori il numero di prenotazioni presso tali campi. Okay? Quindi la chiave è il codice univoco del campo e il valore è il conteggio. Okay? Quindi se vogliamo andare a fare una struttura del nostra soluzione, possiamo andare a utilizzare un diagramma UML, okay? Quindi vi apro il solito asta che ho utilizzato qualche volta, quindi abbiamo la nostra classe fondamentale che è Fields. Okay? Poi abbiamo detto che dobbiamo andare a rappresentare i campi, quindi abbiamo Field, ve lo scrivo in italiano così è più facile, okay? Campo, e poi abbiamo l'altra classe che è la classe socio. Okay? Quindi questi sicuramente ci sono perché sono i tre concetti fondamentali. Okay? Abbiamo poi quella che è la prenotazione. Okay? La prenotazione non può essere un semplice legame tra campo e socio, perché la prenotazione ha un'informazione aggiuntiva, che è sostanzialmente l'orario. Okay? Per cui ci sono varie alternative. Una è, una volta che so che, non so, i campi, quindi il nostro impianto sportivo, apre alle 9, chiude alle 22, e quindi ho sostanzialmente 12 ore di disponibilità, quindi ho 12 slot, quello che posso fare è andare a creare una classe slot e quindi lego al campo un array di slot o una lista di slot, 12 slot, e per ogni slot posso andare ad associare il socio che l'ha prenotato. Okay? Ovviamente questo funziona se cioè è sensato se io ragionevolmente occupo praticamente tutti gli slot. Domanda, in questo caso la classe features è statica solo perché il codice della classe è uguale per tutte le istanze, ma non implica che tutte le classi abbiano lo stesso valore. Allora, sì, torno un attimo qua su Fields, è statica perché gli oggetti di questa classe non sono legati a un oggetto Fields. Soprattutto io posso creare un oggetto di classe features dall'esterno. Okay? È un descrittore e quindi io dall'esterno, ad esempio nella test app, qui vado a definire una new feature, false, 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 quindi outdoor senza aria condizionata e senza riscaldamento. Non potrei andare a creare un oggetto features all'esterno della classe fields se questa non fosse statica, perché ricordate che tutte le volte che ho una classe interna non statica, automaticamente l'oggetto di questa classe è legato a un oggetto della classe contenitore, quello che l'ha creata. Quindi se non fosse statica dovrei creare la classe features, un oggetto della classe feature direttamente all'interno di fields, che non è il caso. Okay. Si può aggirare il problema perché potrei mettere qui un factory method che crea un oggetto feature invece di crearlo direttamente come faccio qui con la new. Okay. Però sostanzialmente l'idea è che
voglio poter creare questi oggetti all'esterno, non sono legati a un particolare oggetto fields, anche se poi li uso qui dentro. Per cui è un oggetto indipendente, viene definito all'interno della classe fields semplicemente perché così è incapsulato in termini di spazio di nomi. Quindi, opzione 1, creo un array di slot. Il problema è che quando io creo il campo, non è detto che io abbia già informazioni sull'orario di apertura e di chiusura, quindi questi slot dovrei andare a creare dopo, quando ho apertura e chiusura definite. Se modifico apertura o chiusura, devo andare a modificare gli slot, quindi è un po' complicato. L'altra possibilità è di andare a definire una classe prenotazione che ha un unico attributo, diciamo inizio, che è una stringa. Quindi lego il campo alla prenotazione, lego il socio, scusatemi, il socio alla mia prenotazione e ovviamente il mio impianto contiene un certo numero di, scusate, volevo solo semplicemente modificare. Bene, non ci riesco. Un certo numero di campi e un certo numero di soci. Ovviamente un campo avrà 0 più prenotazioni, una prenotazione ovviamente si riferisce a esattamente un campo, un socio può effettuare 0 più prenotazioni, una prenotazione ovviamente si riferisce a esattamente un socio. Qui vi aggiungo ancora nome, cognome, telefono, il nostro codice, che è un intero. Anche il campo avrà sostanzialmente un codice, di tipo intero. E poi avrà delle feature. Quindi abbiamo la nostra classe feature un certo campo avrà esattamente un oggetto feature che descrive le sue caratteristiche. Un oggetto feature in linea di principio potrebbe anche essere legato a più campi, ok? Ma questo qui è discutibile, dipende dall'architettura che noi utilizziamo. Un campo appartiene a un impianto sportivo, un socio appartiene a un impianto sportivo. Un impianto sportivo può avere 0 più campi e ovviamente l'impianto sportivo può avere 0 più soci. Questa è l'architettura generale del sistema. In base alla nostra lettura iniziale dei requisiti. A questo punto andiamo a vedere i requisiti uno per uno e cerchiamo di risolverli. Quindi define features definisce le caratteristiche dei campi.
Ok, quindi torno in fields. Allora, domanda. È necessario in questo caso una classe per gestire il tempo? Allora, volendo sì, diciamo che appena arriviamo al problema vediamo, però anticipo che ci sono tre possibilità. Uno, definisco una classe specifica orario, ad esempio, che contiene ore e minuti, per cui questo mi permette di andare a fare le varie operazioni. Seconda possibilità, vado ad utilizzare una delle classi gestione del tempo, quelle che vi ho presentato nell'ultima lezione che ho pubblicato. Terza opzione, vado semplicemente a utilizzare degli interi che rappresentano scusate, ore e minuti. Quindi queste sono le tre possibilità che voi avete. Quindi, come vi dicevo, le classi di tempo e data possono essere utili, ma qui diciamo, ve la cavate anche tranquillamente con altre soluzioni. Vediamo poi le tre soluzioni e quali sono sostanzialmente le alternative. Vantaggi e svantaggi. Allora, iniziamo con la definizione delle feature. Dove andiamo a memorizzare le feature? Allora, qui, come al solito, abbiamo la necessità di andare a definire degli oggetti e poi andare a recuperarli tramite il loro codice univoco. Il vantaggio che abbiamo qui è che il codice univoco è un intero ed è progressivo. Quindi abbiamo due possibilità. Possiamo utilizzare un private map integer virgola campo. Oppure possiamo utilizzare un private list campo usando l'indice all'interno della nostra lista come chiave. Okay? Le due alternative sono sostanzialmente analoghe. Io ho già una versione delle soluzioni che poi vi pubblico, che utilizza una lista. Quindi per variare proviamo a utilizzare una mappa. Quindi questi sono i campi, uguale new. Possiamo usare un hash map. Quindi importiamo HMAP e andiamo a creare anche campo. Campo che abbiamo visto prima avrà un private int id e un private feature caratteristiche. Feature in realtà si chiama sì, scusatemi. Vado a importare fields.features perché si trova sì nello stesso package, ma non allo stesso livello. Ok? Si trova la classe features si trova dentro una classe che sta nello stesso package, quindi comunque la devo importare esplicitamente. Okay? Quindi non è allo stesso livello, quindi una classe direttamente inclusa nel package, ma è una classe inclusa all'interno di una classe che sta dentro il package. Quindi la regola è, se non è esattamente nello stesso package, devo mettere un import. Metto un costruttore, campo int id, feature caratteristiche. This.id uguale id e this.caratteristiche
caratteristiche uguale a C. Un punto e virgola invece di una virgola. Features. Ovviamente l'ho già detto un sacco di volte, quando create una classe, se non avete ancora finito, questi campi non sono utilizzati da nessuna parte, ok? Qui li scrivo ma non li leggo mai, per cui Eclipse mi dice, attenzione, il campo caratteristiche, ma anche il campo ID, non sono mai utilizzati. Okay? Ignorate questo tipo di errori all'inizio. Okay. Una volta conclusa la parte di sviluppo e una volta sicuri che il codice funziona, allora potete andare a eliminare eventuali variabili locali, attributi o altro che non è effettivamente utile. Però inizialmente lasciate tutto quello che avete messo, alla fine potete andare a eliminare quello che non serve. Quindi qui sono in fields. Allora, hash map. Ok, bastava salvare. Salvate spesso perché a volte ci sono inconsistenze, quindi salvando il codice che avete scritto avete, diciamo, forzate una ricompilazione, quindi il codice tendenzialmente dovrebbe andare a posto. Quindi abbiamo i fields. A questo punto, for feature f in features, campo C uguale new campo features. Allora, quello che possiamo fare è qui andare a dire campi.size. Più uno. F non è features. Domanda, dobbiamo mettere un attributo nella classe fields per memorizzare il prossimo ID? Sì, possiamo metterlo, oppure se assumiamo che i campi vengano definiti e non vengano mai cancellati, e quindi la dimensione della nostra mappa campi o eventualmente della lista, se utilizziamo una lista, possa semplicemente crescere, possiamo utilizzare la dimensione. Questo ovviamente funziona se e soltanto se non esiste la cancellazione. Quindi questo funziona se non si cancellano i campi. Altrimenti, come da osservazione, posso andare a mettere un attributo intero inizializzato a 1 che utilizzo per andare ad assegnare il prossimo ID. E poi faccio campi punto put oppure, se preferite, vado a mettere qui un getter int get id return id e qui vado a mettere c.get id virgola c.
Osservazione. Non andrebbe fatta la verifica sulla coerenza delle feature di ciascun campo? Sì. A questo punto, noi abbiamo diciamo, considerato il caso nominale, cioè immaginiamo che tutto funzioni bene. In realtà, nei requisiti c'è per l'appunto la necessità di andare a verificare che se il campo è outdoor non ci può essere né heating né aria condizionata. Dove facciamo questa verifica? Ci sono due opzioni. Una possibilità è la facciamo qua. Okay? Quindi possiamo andare a dire if not f.indoor, cioè se il campo è un campo di tipo outdoor e f.heating oppure f.ac, allora throw new exception. Feature non valida. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è di andare a mettere la verifica dentro il costruttore di campo. Okay, per cui dentro campo io qui posso andare a mettere un throw result exception, indicato la S, e qui vado a mettere if not c.indoor e c.ac oppure c.heating throw new feature. E quindi ovviamente o uno o l'altro, non ha senso farlo in entrambi i casi, nel senso che fatto così ovviamente questo controllo precede il costruttore, quindi non, il controllo fatto nel costruttore non verrà mai attivato. C'è un errore nei test. Allora dopo li controlliamo. Ok, perché ho preso il progetto che avevo a disposizione, perché fino a questa mattina non funzionava il Subversion, quindi è possibile che non sia corretto. Dopo controlliamo i test di R4, eccetera. Grazie per la segnalazione. A questo punto count fields è molto semplice perché posso fare campi.size, count indoor, beh, posso andare a vedere quanti campi hanno la caratteristica indoor, quindi posso aggiungere qui un boolean is indoor e faccio un return di caratteristiche punto indoor. Qui posso fare campi punto values punto stream. Punto filter
campo due punti is indoor punto count. Domanda, si potrebbe utilizzare un intero che conta gli indoor? Allora, sì, si può fare in tanti altri modi. Potrei avere, lo metto qua, private, più che un intero direi un long, visto che comunque dobbiamo restituire un long, count indoor. Uguale a zero, lo metto per esplicitarlo, ma non è strettamente necessario. E quindi dico if c.isIndoor count indoor più più. E qui invece di fare questo, return count. Oppure long count quella 0 for campo c in campi punto values if c punto is indoor count più virgola e qui un return di count. Ok, tre alternative possibili. Questa con l'intero usa un valore diciamo in cache che viene calcolato man mano. La prima che abbiamo evidenziato qua, quella che vi ho scritto per prima, usa gli stream. L'ultima, invece di utilizzare gli stream, usa un ciclo esplicito. Okay? Quindi la prima e l'ultima sostanzialmente sono analoghe. Ok, allora scusate che adesso commento qua perché altrimenti il codice non è corretto, deve esserci soltanto una variante. Domanda, in define fields non sarebbe più opportuno usare un try catch per evitare che un singolo feature se non rispetta le specifiche blocchi di inserimento? No, tendenzialmente no, perché qui mi dice... riscaldamenti e aria condizionata non possono essere presenti, possono essere presenti solo per un campo coperto. Se questa condizione è verificata, viene lanciata un'eccezione. Quindi l'idea è, se c'è una feature di quel tipo, viene lanciata un'eccezione. Quindi in questo caso vengono bloccati tutti i campi. Allora, attenzione, qui non è detto se viene lanciata un'eccezione dopo aver inserito gli altri oppure no. In ogni caso, il mio controllo potrei farlo, invece di farlo qui, farlo a posteriori. Quindi inserire tutti i campi che sono corretti. Dopodiché, se una sola feature ha e non è corretta, allora lancio l'eccezione. Però è più complicato. Quindi, se non è detto nulla, ragionevolmente al primo errore mi fermo. Nella lettura, molto spesso, se è necessario semplicemente saltare una linea errata o saltare un'informazione errata viene detto esplicitamente, altrimenti al primo errore ci si ferma.
Questa è l'assunzione implicita che di solito si fa. E poi, qui, viste le condizioni, sarebbe stato corretto anche inserire tutti i campi, e poi, se ce n'era anche solo uno non corretto, andare a lanciare l'eccezione. I test, ragionevolmente, da quello che ricordo, dovrebbero funzionare senza problemi. Ok, quindi a questo punto abbiamo fatto il primo pezzo, poi ci sono get an opening time, get closing time, get a set, eccetera, eccetera. A questo punto qui dobbiamo andare a definire i tempi di apertura e di chiusura. Come facciamo? Come stavamo commentando qualche minuto fa, possiamo utilizzare diverse strategie. Allora, possiamo andare a memorizzare il tempo di apertura e di chiusura tranquillamente come delle stringhe. Ok? E quindi lavoriamo su a livello di stringa. Opzione 2, andiamo a utilizzare una coppia di interi che mi danno ore e minuti. Opzione 3, vado ad utilizzare delle classi definite ad hoc, quindi posso definire io una classe orario che contiene ovviamente i due interi. Opzione 4, vado ad utilizzare le classi diciamo, standard di gestione dell'ora. Okay? Prima soluzione, quella tutto sommato ha effort minore. This.open uguale time. Dove questo è un attributo di tipo stringa. This.close uguale time. Questo me lo faccio aggiungere e qui non faccio altro che restituire open e qui restituire close. Questo mi permette sostanzialmente di andare a passare senza particolari problemi, non tutti i test, ma il primo test che fallisco è questo qua su R2, quindi su quelli che sono i soci. Quindi diciamo che il primo pezzo di test, così generali, sugli orari funziona. Altra possibilità, vado a definire io qui una classe, la definisco statica perché non è legata a un particolare fields, ma quindi private static class orario int ore. Int minuti, ok? Quindi orario string time. Posso utilizzare delle espressioni regolari, posso utilizzare split, quindi time.split. Due punti, quindi ore è uguale a integer.parse int parti di 0 minuti è uguale a parse di 1. E qui ovviamente devo andare a mettere un override public string to string return string.format %102d 2 punti %102d.
e minuti. Quindi in questo caso this.orario apertura uguale a new orario di time. Orario apertura ovviamente è un attributo che devo andare ad aggiungere e in maniera del tutto analoga posso andare a mettere qui un orario chiusura, anche questo è un attributo che devo chiedere a Eclipse di aggiungermi. A questo punto ve lo metto qua sul close, potrei fare un return di orario chiusura punto string. Verifico se tutto funziona. Sì, sostanzialmente questo è passato, quindi diciamo che complessivamente il codice è uguale. Tra l'altro, vedete, proprio nella pratica, il vantaggio di avere un test pronto lì è che io ho fatto questa modifica, prima funzionava, ho fatto la modifica, ho eseguito il test, continua a funzionare, quindi sono tranquillo che il codice che ho scritto è almeno grosso modo equivalente a quello precedente. Qui in realtà ci sono i set, ma non ci sono i get, per cui potrei fare assert equals get opening time, scusate, fields punto e mi aspetto qui di avere 14:30 e in maniera analoga ventitré e trenta. Eseguo il test e l'errore alla riga 42, quindi qui sotto, quindi sostanzialmente questo test qui funziona. Ok, di nuovo, implicitamente è ovvio che voi potete aggiungere tutti gli assert che volete all'interno del vostro codice. Okay. È anche ovvio che se però voi andate a modificare questi orari di apertura e di chiusura, è possibile che poi i test successivi non funzionino. Ok, quindi gli assert li potete aggiungere tranquillamente, attenzione a modificare il resto perché potreste andare a impattare sui test successivi. Okay, quindi qui mi aspetto che alcuni orari funzionino, se cambio i test, gli orari di apertura e di chiusura, magari alcuni diventano illegali. Quindi aggiungere gli assert si può fare senza nessun problema, aggiungere altre istruzioni bisogna farlo con un minimo di attenzione. Oppure lo potete fare in fondo, quando comunque i test che sono già dati non variano più. Ok, quindi torno qui. Ovviamente un po' di warning qua, counting door, close, orario apertura, perché avendo fatto un misto delle due alternative, non è che funzionasse perfettamente. Ulteriore alternativa è quella di andare a utilizzare le classi di data e ora. Okay? Non mi soffermo, ve lo lascio poi come esercizio, ma anche lì potete utilizzare local time, fare un parse che legge
l'orario e quindi me lo memorizza e puoi utilizzare il resto. Okay. Vado avanti sui soci. Qui, di nuovo, posso utilizzare una struttura analoga a quella di prima, quindi posso fare un socio S uguale new socio, il codice soci.size, come prima, anzi, fatemelo fare in questo modo, codice socio, più, virgola, first, last, e mobile. Soci.put, codice socio, forse voglio incrementarlo dopo, codice socio, virgola, S, return, codice socio. Ovviamente qui mancano un sacco di elementi, per cui mancano ad esempio la classe socio che vado a chiedere di creare. Manca codice socio, che è una variabile, un campo che ovviamente non è un object ma è un int. Manca un costruttore con questi parametri, quindi chiedo di costruire, di andare ad aggiungere un costruttore. This.codice uguale codice socio. This.first uguale first. This.last uguale last. E this.mobile uguale mobile. Mi faccio creare tutti gli attributi. A questo punto qui mi manca ancora soci e vado a chiedere di creare un campo soci, integer campo, no, integer socio. Uguale new hashmap. Quindi avete visto che il codice me l'ha generato, ma non era esattamente corretto. Quindi, tranne i casi in cui il tipo dell'attributo è univoco, per cui è un tipo primitivo, quando vengono generati degli attributi in maniera automatica da Eclipse, che sono dei tipi generici, attenzione a dare un'occhiata che vi abbia messo i tipi corretti. Quindi qui andiamo a recuperare nome, cognome e codice fiscale, quindi if not soci.contains key associate row new codice socio errato. Allora, domanda.
Il metodo non dovrebbe restituire il codice del socio appena inserito? Sì, in effetti qui il codice del socio è questo e qui io restituisco il codice del socio e poi faccio un post incremento. Quindi restituisco il codice del socio e subito dopo lo incremento in modo che sia pronto per il successivo. Il codice socio, tra l'altro, quassù è inizializzato, vabbè, a 0, ma potrei inizializzarlo a 10.000. Okay. Abbiamo detto che sul codice del socio non ci sono vincoli. Allora, torno un attimo qui, ecco. Quindi se non c'è, lancio l'eccezione. Metto anche... e restituisco altrimenti soci.get associate.get. Ovviamente get first, get last, eccetera, non ci sono nel socio, quindi qui clic destro, source, generate getter and setters, vado a generare i getter per tutti gli attributi. Okay, quindi Eclipse mi genera tutti i getter che a questo punto qua posso utilizzare senza problemi. First, last e phone sono praticamente identici. L'unica differenza è che qui ovviamente last e qui sotto è mobile. Count associate sostanzialmente è soci.size, banale. A questo punto proviamo a rieseguire la nostra test app. Il primo errore è qui, la linea 48, che è già relativo al requisito R3. Quindi sostanzialmente per R2 apparentemente non abbiamo fatto grandi errori. Book fields, andiamo a fare la prenotazione. Qui è un po' più complicato, recupero i requisiti perché bisogna farlo in maniera corretta. Allora, la prenotazione di un campo avviene tramite book field, quindi abbiamo il codice del campo, il codice univoco del socio e l'ora d'inizio. L'ora d'inizio deve essere allineata all'orario di apertura, ovvero dobbiamo avere 60 minuti o multipli. Domanda, abbiamo creato l'ID del socio come quello del campo? Sì, sostanzialmente l'abbiamo fatto in maniera analoga. In questo caso, in realtà, per il socio ho utilizzato una variabile di appoggio invece di utilizzare la dimensione della mappa. Quindi due alternative, però essendo comunque degli interi potevano essere fatti allo stesso modo. Di nuovo, qui ho utilizzato una mappa nel senso di interi incrementali, sì. La cosa più semplice, avendo un codice intero, è quello di andare a generarlo in maniera incrementale. Un'altra possibilità è generare un numero casuale, però
non vedo perché complicarsi la vita andando a generare un numero casuale, perché quando ho un numero casuale devo poi andare a verificare che effettivamente per caso non sia un numero che io ho già generato prima. E quindi tendenzialmente è molto più semplice farlo incrementale. Quindi primo controllo che dobbiamo fare è che i minuti siano sostanzialmente allineati. Ok? Come lo possiamo fare? Allora, dipende dal tipo di memorizzazione che abbiamo fatto. Opzione 1. Vado a prendere la parte finale di questo time, la parte finale dell'orario di apertura e verifico che siano identici. Ok? Quindi, lo faccio per pezzi così è un po' più chiaro. Quindi, string minuti richiesta è uguale a time punto replace all punto asterisco due punti e stringa vuota. Che cosa fa questo replace all? Replace all prende il contenuto della stringa, usa questa espressione regolare per andare a identificare un pezzo del nostro stringa, in questo caso è una qualunque sequenza che ha zero o più caratteri, il punto vuol dire qualunque carattere, seguito da un due punti. Visto che il nostro orario è ore, due punti, minuti, quella espressione regolare ovviamente va a riconoscere tutti i caratteri che corrispondono alle ore e i due punti che separa le ore dai minuti. Una volta che hai identificato una sottostringa della stringa time, la rimpiazza con quello che vado a mettere dopo, cioè la stringa vuota. Quindi praticamente cancella il primo pezzo della stringa, le ore, lasciandomi soltanto i minuti. Altro modo, string minuti apertura uguale a time.split, vado a mettere i due punti, okay, quindi vado a generare un array che contiene gli elementi che ottengo spezzando la stringa in corrispondenza dei due punti e poi vado a prendere il secondo elemento. Di nuovo, altra possibilità. A questo punto, if minuti richiesta punto equals minuti apertura, anzi if not equals, allora throw new util exception orario non allineato a quello di apertura. Ora io sto, a proposito delle eccezioni, sto mettendo i messaggi di errore che siano esplicativi. Nell'esame non è necessario, voi potete semplicemente lanciare l'eccezione senza parametri. Normalmente le classi di eccezioni che vi forniamo sono delle classi di eccezioni che hanno un costruttore, sia che accetta una stringa con la descrizione, sia che accetta una nessun parametro. A questo punto, avendo scusatemi, hai ragione.
Grazie della segnalazione. Qui ho utilizzato tutte e due volte time, in realtà qui devo usare open, time e open, altrimenti ho esattamente, sono sicuro che ho esattamente la stessa stringa perché parto allo stesso punto. Quindi devo verificare che i minuti della richiesta e i minuti dell'apertura, quindi il nome della stringa, della variabile era giusto, ma era sbagliato come lo calcolavo. Quindi qui deve essere open, quindi vado a prendere i minuti dell'orario di apertura. Torno un attimo al testo, quindi l'ora di inizio deve essere allineata all'orario di apertura, quindi se il numero di campo e il codice del socio o l'orario non sono validi viene lanciata un'eccezione. Ok. Altro controllo che posso fare, che però non è, diciamo così, esplicitamente richiesto, è andare a verificare che l'orario di apertura che l'orario richiesto si trovi tra l'orario di apertura e l'orario di chiusura. Lo faccio con la classe orario. Okay, tanto per variare, però lo posso fare usando questo meccanismo qua, in maniera del tutto analoga. Quindi potrei fare orario richiesta uguale new orario time. E posso fare if not richiesta.inclusa in orario apertura, orario chiusura, faccio un throw. Inclusa è un metodo che adesso vado a definire dentro l'eccezione, quindi orario non valido. Allora, domanda. Invece di utilizzare il metodo bookfield non potremmo fare la verifica? Allora, sì, potremmo anche fare in questo modo. Allora, io qui ho passato orario di apertura e orario di chiusura. Lo faccio in un attimo. Allora, prima possibilità. Qui ho un metodo boolean inclusa, in cui ho orario apertura e orario chiusura. Vado a verificare che if, diciamo così, ore siano maggiori di a.ore, oppure ore siano uguali ad a.ore e minuti siano maggiori di a.ore. In realtà questo è quello che potrei scrivere a rigore, però se i minuti devono essere esattamente identici è ovvio che è un controllo che è già stato fatto. Okay. Quindi posso dire ore è maggiore o uguale di a.ore e ore and ore è minore o uguale di c.ore.
perché i minuti abbiamo detto che sono già allineati e quindi posso fare un return. Questa è static. Se io non la facessi static ma la facessi così, quello che potrei fare è anche andare a dire diciamo valido e andare a fare un return ore di orario apertura. E qui orario chiusura. Okay. Questo funziona se la classe non è static. Ok? Di questa è la risposta al commento di sopra. Altro commento. Non basta fare una compare to tra stringhe per il confronto tra gli orari? Sì. Okay. Allora, visto che gli orari sono specificati esattamente sullo stesso numero di caratteri, posso fare tranquillamente anche un confronto tra stringhe. Per cui, non so, le 10 viene prima delle 09. Scusate, viene dopo le 09. Per cui, altra possibilità, scusate, torno un attimo giù. Quindi verifico che i minuti siano esattamente allineati e questo lo devo fare così, oppure lo posso fare con l'orario anche. Posso farlo così, oppure, visto che l'altra alternativa era usare le stringhe, posso andare a dire if time.compareTo open, quindi se time compare to open è minore di 0, quindi se mi trovo prima dell'orario di apertura oppure time.compare to close è maggiore di 0, in realtà maggiore o uguale, perché se mi trovo esattamente all'orario di chiusura non va già più bene, allora qui posso fare esattamente lo stesso trucco usando le stringhe. Immagino fosse questo che avevi in mente come confronto tra le stringhe. Sfrutto il metodo compareTo tra le stringhe per fare il confronto tra stringhe. Domanda, dobbiamo anche controllare che non ci siano altre prenotazioni per quel campo in quell'orario? Allora, mi pare di no, verifico un attimo. No, il controllo qui non è chiesto esplicitamente, quindi dice semplicemente se il numero del campo, il codice del socio o l'orario non sono validi, allora lancio l'eccezione. Non c'è scritto di verificare che il campo, cioè di lanciare l'eccezione anche se il campo è occupato. Quindi no, c'è dopo questo metodo isBooked che mi dice se effettivamente c'è una prenotazione a quell'ora. Quindi direi non è richiesto in questo caso. Potrebbe aver senso in generale, ma nello specifico del requisito questo non è richiesto. Quindi non ci complichiamo la vita. Cioè, ci siamo già complicata perché sto facendo due soluzioni in parallelo, però è un controllo che non è richiesto. Dobbiamo verificare che sia il codice del campo che il codice del socio funzionino, quindi campo c uguale campi.get field e socio s uguale soci.get associate. If c è uguale a null oppure s è uguale a null, vi faccio un'unica eccezione non troppo
specifica, quindi campo, scusate, campo o socio non validi. Ok. A questo punto prenotazione. Come faccio a fare le prenotazioni? Se andiamo a vedere la struttura del codice, la prenotazione è un qualcosa che è legato al campo e al socio. Quindi domanda, ma se determiniamo noi il criterio con cui generare il ID del socio, come fa il test a sapere che criterio abbiamo utilizzato? Beh, il test usa il valore restituito dal metodo che aggiunge il socio. Quindi l'unica verifica che può fare il test è non che il codice di un socio abbia uno specifico valore, ma che i codici di diversi soci siano diversi tra di loro e che, riutilizzando il codice di un socio che ho inserito prima, sia in grado di andare a recuperare le sue informazioni. Quindi le prenotazioni, come faccio a farle? Allora, in astratto potrei anche andare a mettere dentro field una mappa, una lista di prenotazioni. In realtà le prenotazioni sono legate al campo e al socio, quindi ha più senso andare a mettere o dentro campo o dentro socio una struttura dati, una mappa ad esempio, che mi lega alla prenotazione. Potrei metterla anche in entrambi, ok? Così a buon senso la prenotazione io la metterei dentro il campo. Ok? Però in generale la posso mettere dentro il campo, la posso mettere dentro il socio o la posso mettere dentro fields. Le cose sono più o meno facili in funzione di cosa dobbiamo fare, però sono tre soluzioni valide. Quindi torno al mio codice e qui vado a prendere campo e chiamo un metodo aggiungi prenotazione, sto usando tutti i nomi italiani per la nostra soluzione, aggiungi una prenotazione quando? A una certa ora e per un certo socio S. Attenzione, questi controlli qua avrei anche potuto farli ragionevolmente, parte di questi controlli avrei potuto farli anche direttamente dentro questo metodo. Quindi aggiungiamo un metodo, aggiungi prenotazione. Qui andiamo a creare un private, faccio una mappa string string che cosa? Devo andare a mettere la prenotazione. Prenotazioni uguale new hmap. Map lo includo, map lo importo, prenotazione non c'è e vado a creare la classe prenotazione. Prenotazione avrà ragionalmente tre campi, private campo, un private socio e un private string orario. E mi faccio generare, se io faccio clic destro, source, generate constructor using fields, e quindi faccio generare un costruttore per questi tre attributi. Okay. Sposto sotto, ma perché io preferisco averlo sotto, ma sostanzialmente abbiamo il nostro costruttore. Quindi qui
Nel nostro nuovo metodo aggiungi prenotazione, abbiamo prenotazione t uguale new prenotazione. La prenotazione richiede il campo, che è this, il socio, che è s, e l'orario, che è time. A questo punto aggiungiamo la nostra prenotazione dentro la mappa, quindi prenotazioni.put time ep. Potrebbe essere una lista, però il metodo che mi serve subito dopo è andare a verificare se a un certo orario abbiamo una prenotazione. Quindi è molto comodo avere una mappa, perché una mappa mi permette di verificare subito se a un certo orario c'è una prenotazione. Okay? Quindi se è solo per aggiungere la prenotazione, qui era equivalente a una lista, ma dopo la ricerca per orario è un qualcosa che è utile. E quindi ve lo posso mettere già subito qua. Public boolean is prenotato string orario return prenotazioni punto contains key orario. Così è molto molto semplice. Avendo la mappa, dove le chiavi sono gli orari di prenotazione, è immediato capire se un campo è prenotato o meno. Ok, a questo punto torno qui su Fields. Is booked, di nuovo, ho il campo, e lo faccio uguale a prima, allora il socio non mi interessa, ma verifico che il campo ci sia, campo non valido, ah no, scusate, qui non devo lanciare nessuna eccezione. Diciamo che restituisco false se non c'è il campo, altrimenti faccio c punto prenotato time. A questo punto provo a rieseguire il codice, il test, scusate. Ho un orario non valido 13:30. Ops. Effettivamente c'è un errore nel test. È vero. L'orario di apertura è 14:30 e io qui ho messo un 13:30, quindi è sbagliato il test che c'è qua. Okay. Probabilmente non era previsto un controllo sull'orario tra l'apertura e la chiusura, però vado qui a mettere 14:30, così funziona. In sede d'esame è possibile che ci siano piccoli aspetti come questi che non sono stati presi in considerazione. Quindi, nel caso, fatelo presente e durante l'esame vi diciamo se modificare il codice, se andare a modificare il test o altro. C'è un errore in R4.
Adesso ci arriviamo, verifico soltanto che questo qua sia corretto. Mi era sbagliato il test, e qui c'è un errore qua. Options. Allora, non null, è ovvio, perché facendo find option non ci restituisce ancora nulla. Qui find options, allora, vado a capo così lo leggiamo bene. Voglio trovare un campo libero alle 17:30 che sia indoor e non abbia necessariamente le altre caratteristiche. Allora, leggo le due osservazioni così nella registrazione c'è per tutti. Allora, prima osservazione, forse c'è un errore nel test R4 perché i requisiti non sono compatibili con nessun campo. Osservazione successiva, con cui io concordo, in R4 è soltanto una questione di interpretazione, perché il testo non è chiarissimo, è vero. Le features qua sono le features richieste. Quindi, che cosa sono? Vado a capo, ve lo spacchetto così lo commentiamo con calma, perché è vero, il testo non è molto chiaro sulle features. Quindi qui mi dice, il primo è, scusate, indoor, true vuol dire required. Il secondo abbiamo detto che è, non mi ricordo come si chiama, il secondo è heating, il false vuol dire don't care, può esserci o meno, e l'ultimo air conditioning, anche questo vuol dire, essendo false, don't care. Commento, questo aspetto è chiarito soltanto col test? Sì, decisamente sì. Concordo che soltanto con il test, mentre invece nel test non era chiaro. Assolutamente concordo che il testo non era abbastanza chiaro. Quindi quello che farò è andare poi a modificare il testo in modo che questo aspetto sia evidente nei requisiti e non sia necessario ricorrere a questo esempio di test per capire come funziona. Di nuovo, Può succedere che la scrittura del testo, dei requisiti, parta da qualche assunzione, quindi non ci si renda conto che effettivamente è ambiguo. Per cui va benissimo fare una domanda durante l'esame per chiedere chiarimenti. Ed è importante essere presenti nella Virtual Classroom, uno perché è un requisito fondamentale per passare l'esame, soprattutto perché vi vengono date delle indicazioni. Ok? Richiesta. Posso tornare sul metodo inclusa? Sì. Allora, il metodo inclusa, aspettate che era quassù. Sì, inclusa, in realtà era incluso orario. Quindi l'orario, la richiesta, l'orario richiesto è incluso tra l'orario A e l'orario C. Quindi vado a dire che l'orario richiesto è incluso se le ore sono maggiori o uguali all'orario di apertura, alle ore dell'apertura e minori, senza uguale, dell'orario di chiusura. Domanda, si possono aggiungere metodi in features? Tendenzialmente sì, non è
il massimo, nel senso che questa è una classe che vi viene data, però se vi risulta comodo potete aggiungere dei metodi. Sì. Secondo me ve la cavate anche in altro modo, eh. Non è vietato esplicitamente, quindi se volete potete aggiungere. Dove ragionevolmente non potete aggiungere sono i metodi dell'interfaccia. Ok? Però adesso allora torniamo giù. Quindi a questo punto abbiamo fatto, guardate, recupero. Abbiamo fatto l'isbooked e quindi il requisito 3 è terminato, dobbiamo passare al requisito 4. Domanda, nella mappa delle prenotazioni cos'è la chiave e l'orario? Sì, esattamente. Torno qua sul campo dove prenotazioni, sì, qui è sostanzialmente un orario che si mappa sulla prenotazione. Okay. Allora, ci mancano due requisiti, quindi stiamo andando molto veloci. Direi che possiamo fare un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo con i requisiti 4 e 5. Ci rivediamo, sono le 10 e un quarto quasi, diciamo alle 10:30 riprendiamo direttamente la soluzione. Intanto se funziona il tutto vi faccio il commit, sì. Domanda, allora scusate, intanto metto la pausa. Ok, allora non vi ho modificato i requisiti, ma lo farò e lo farò anche sulla versione che c'è sui temi di esame passati, in modo che sia evidente che controlli fare sul booking, quindi questo controllo che evidentemente non era previsto nel test, che pure è ragionevole, e poi va andare a correggere la test app in modo che sia tutto corretto. Prossimo passo, abbiamo fatto i requisiti fino al 3 incluso, è quello di andare a fare il requisito 4, quindi andare a verificare disponibilità e occupazione dei campi. Il metodo getOccupation accetta il numero di un campo e restituisce il numero di prenotazioni fatte. Okay? Quindi il metodo getOccupation prende un campo, quindi come questo. Di nuovo non c'è nessuna eccezione e non c'è nessuna indicazione su che cosa restituire nel caso in cui il campo non sia presente. Ovviamente quando siamo in presenza di una situazione di questo tipo è ovvio che il controllo possiamo anche evitare di farlo, o se lo vogliamo fare possiamo restituire un valore standard. Sicuramente non andare ad aggiungere un'eccezione qua. Domanda, c'è un errore del test R4? Sì, l'hanno già segnato prima, adesso ci arriviamo e controlliamo tutto. Quindi quello che posso fare è andare a fare occupazione e mi dice quanti
Quante prenotazioni ci sono in questo campo? Quindi creiamo il metodo e qui return prenotazioni.size. Il secondo metodo descritto in questo requisito è find option, che accetta un orario e un oggetto features e restituisce una serie di opzioni corrispondenti ai campi che hanno caratteristiche richieste. Per cui il metodo qua, find option mi dà un orario e quali campi con le caratteristiche richieste sono disponibili. Okay? Per cui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cercare i campi che non siano occupati in quell'orario. Una volta che abbiamo il campo che non è occupato in quell'orario, possiamo andare a costruire un oggetto di tipo field option. Field option è un'interfaccia che viene data che ha il campo, il codice del campo e l'occupazione. Ok, quindi quello che dobbiamo fare è andare a costruire quella è un'interfaccia, quindi abbiamo bisogno di una classe che implementi quell'interfaccia. Ok? I requisiti ci dicono inoltre che la lista è ordinata per occupazione decrescente e poi per numero di campo crescente. Ok? Quindi quello che possiamo fare è qui partire da campi.values.stream. Vado a prendere tutti i campi. Faccio un filter. Campo, freccia, not, campo, punto, prenotato nell'orario. Okay, quindi vado a selezionare soltanto i campi che non sono prenotati in quell'orario. Dopodiché vado a costruire l'oggetto field option che mi dà i due metodi getter, che sono quelli che mi permettono di fare l'ordinamento, ovvero l'occupazione decrescente e il numero di campo crescente. Quindi ho il mio campo e vado a creare l'oggetto di tipo field option relativo. Come posso fare? Allora, varie alternative. Definisco qui una classe, quindi private, la posso mettere static se volete. Class option implements field option. E faccio add an implemented method, che sono questi due qua. Okay? Ovviamente qui devo avere un private campo C.
un option camp c, this.c uguale a c. Qui il field è c.getID e l'occupation è c.occupazione. Quindi qui vado sostanzialmente a fare new option c. Sorted, compareto, comparing field option, due punti, get occupation, punto sorda, che allargo qua così riusciamo a vedere. Punto then comparing field option punto no due punti field. Male. Il tutto collectors.to. Quindi posso fare un return di questa cosa. C'è qualcosa che non quadra. Allora, grazie. Get field. Okay. Ho sbagliato il nome del campo. Perfetto. Allora, questa è una possibilità. Altra possibilità. Mettere options dentro campo. E questa è un'altra possibilità. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che se io vado a definire qui dentro una classe che fa accesso a il metodo, l'attributo ID e il metodo prenotato, è molto più semplice. Quindi, scusate, occupazione. Quindi posso fare public field option create option domanda proprio campo implements field option. Sì, anche quello è possibile. Ok, quindi create option in questo caso posso fare un return
Vi faccio le varie alternative e poi arriviamo anche a quella di implementare direttamente qua. Quindi new field option. Qui aggiungiamo i metodi non implementati. Quindi il get field sostanzialmente fa return ID e get occupation fa return di occupazione. Quindi non ho neanche bisogno di creare esplicitamente una classe. Oppure, come suggeriva Daniele, questo potrebbe implementare field option. Visto che occupazione in realtà è get occupation, quindi questo metodo qua io potrei fare un refactor rename e dire e chiamarlo get occupation. Ok. E get ID lo posso rinominare in get field. Allora, mi dà un errore perché ovviamente devo metterlo pubblico perché il metodo è definito nell'interfaccia e quindi deve essere pubblico. Quindi a questo punto questi due metodi che io ho chiamato diversamente li ho rinominati esattamente come pretende l'interfaccia. E quindi qui posso fare new option in questo modo, posso fare un punto map campo due punti create option, oppure nessuno dei due e automaticamente ho già, se il nostro campo implementa field option, abbiamo già tutto il campo, il metodo getOccupation, il metodo getField che ci danno già il risultato. Perché implementano già quell'interfaccia. Allora, faccio giusto una verifica qua, provo a riscrivervi questo sorted in un altro modo. Quindi lo posso scrivere anche così, quindi punto reversed, invece di mettere il comparing e poi mettere il reverse order qua dentro. Quindi queste due sono alternative. Attenzione che questa seconda scrittura col punto reversed a volte può creare dei problemi nell'inferenza dei tipi. Quindi attenzione. A questo punto abbiamo preso i campi che non siano prenotati, li abbiamo ordinati, abbiamo creato una lista. Ovviamente ci manca questa parte di verifica delle caratteristiche. Ok? Quindi
Quello che possiamo fare è domanda per avere un reverse. Potrebbe andare a bere una lambda con il tipo P, freccia P, get occupation, sì, meno get occupation, quindi ve lo metto come altra opzione. Oppure, e qui sostanzialmente posso fare, abbiamo il nostro campo freccia meno campo.get occupation, quindi togliamo questo riverso. Allora, questo qui non funziona, probabilmente, fatemi solo verificare se è così. Il problema è che a volte, allora, qui sopra è ovvio che questo è un attributo di questa classe, qui sotto il compilatore non era in grado di inferire il tipo di C correttamente, per cui ho dovuto metterlo io esplicitamente. E per cui se avete questo tipo di problemi, mettete esplicitamente il tipo del parametro, di solito risolve il problema. Però sì, concettualmente va benissimo mettendo un meno qua davanti, facendo in base a occupation decrescente. Allora, le features. Ok. Punto filter. Allora, qui posso, come suggeriva prima, aggiungere un metodo dentro la classe features per fare il confronto. Scriverlo qui direttamente oppure andare a scrivere un metodo separato per fare il match. Okay? Quindi, se io ho il mio campo C, posso fare C punto corrisponde a required. Corrisponde a un metodo che andiamo a crearci dentro campo. Ok. Ve lo scrivo con una cascata di if, ma si può anche scrivere in maniera logica. Quindi, sostanzialmente, if required punto indoor and caratteristiche punto indoor e not caratteristiche indoor return false. Corrisponde, scusate, qui un object, ma in realtà voglio questo anche un boolean. If required punto eating and not caratteristiche punto eating
False. Ultima, AC, quindi se hai richiesto l'indoor e non ho l'indoor, falso. Se hai richiesto l'eating e non ho l'eating, falso. Se hai richiesto la C e non ho la C, falso. Ovviamente queste condizioni sono tutte in not and. E quindi posso scrivere tutta questa cosa qua con un'unica espressione booleana. Però è un po' più complicata da leggere, così è più evidente il significato. Okay? Questo è quello che commentavamo prima, non è assolutamente chiaro all'interno dei requisiti. E si poteva intuire andando a vedere la test app. Quindi a questo punto torniamo sulla nostra test app e vediamo se il primo errore è dato qui. Allora, eating don't care. Allora, giustamente, avendo tre campi, P1, P2, P3. Scusatemi, vado a ricontrollare. Allora, ho quattro campi complessivamente. Voglio che siano tre, che siano indoor e non mi interessa nulla. Quindi P2, P3 e P4 dovrebbero essere liberi. P1 allora il campo 4 allora il campo 4 è occupato alle 17:30. No, scusate, perché è occupato alle 17:30? In R3 lo prenota. Sì, giusto. Ok. Il campo 4 lo prenota alle 17:30, quindi no, non va bene. Quindi diciamo che se il campo 4 lo prenoto alle 18:30, ok, a questo punto dovrei avere effettivamente no, perché non è. L'1 e il 3. Allora. Ah, ok, quindi qui mi dice che
Allora, a questo punto ne abbiamo tre, perché abbiamo tolto la prenotazione del campo 4, che effettivamente era uno di quelli. E il primo campo dovrebbe essere il 2. Il 2 che è quello non prenotato, giusto? Allora, vado un attimo a stampare questo così. Allora, no, allora è corretto perché è decrescente, quindi dovrebbe essere il campo 3 e non il campo 2. Fatemi ricontrollare. Allora, la lista ordinata per occupazione decrescente, quindi prima l'occupazione più alta e poi per numero di campo crescente, quindi è corretto. No, di nuovo è sbagliato il test qua. Quindi è giusto che sia il campo 3 perché è quello che è occupazione 2, che ha due prenotazioni. Ok. Il campo 4 ha un'occupazione, il campo 2 non ha nessuna, mentre invece il campo 1 non torna perché non è indoor. Domanda, il primo non dovrebbe essere il campo 2? No, in realtà c'è scritto che la lista è ordinata per occupazione decrescente e poi per numero di campo crescente. Quindi prima l'occupazione e poi il numero di campo. Quindi se fosse semplicemente il numero di campo, sì, dovrebbe essere il 2, ma prima c'è l'occupazione decrescente. Quindi abbiamo preso un tema d'esame che aveva direi qualche problema. A questo punto, se io rieseguo tutto, il primo errore lo ritrovo qui su R5 che non abbiamo ancora implementato. Quindi ad ora andiamo a implementare R5. Count served associates restituisce il numero totale di associati che hanno effettuato almeno una prenotazione. Quindi questo lo posso fare in tanti modi. Allora, quando faccio un allora, dove sono? Quando faccio una prenotazione qui, oltre ad aggiungere la prenotazione al campo, potrei andare a segnare che
il mio socio ha fatto una pronunciazione. Okay, quindi, cosa più semplice, S punto. Poi notato. O meglio, segna prenotazione. Dis punto prenotato uguale a true. Prenotato ovviamente è un metodo, un attributo che devo andare ad aggiungere e poi boolean prenotato return prenotato. E sostanzialmente vado a fare tutto. Quindi qui soci punto values punto stream punto filter socio prenotato punto collectors twist. Scusate, count, molto più semplice, non devo restituire la lista, ma poi abbiamo il fill turnover che è il livello di occupazione dell'impianto in termini, scusate, il field turnover è questo qua, scusate, è l'ultimo, la mappa che riporta come chiave il numero dei campi e come valore il numero di prenotazioni presso tali campi. Quindi qui vado a prendere campi.values.field collectors.toMap. Uso un toMap perché per ogni elemento dello stream devo andare a definire un'unica entry nella mappa, quindi devo fare un grouping by. Quindi il numero del campo è campo due punti get field. E come valore il numero di prenotazioni presso tali campi, che è sostanzialmente il get occupation. Campo, due punti, get occupation. Get occupation però è un int e quindi devo fare una conversione. Quindi c freccia long di c punto get occupation. Okay. Domanda perché non uso grouping by? Non uso grouping by perché per ogni elemento della mia
del mio stream di campi, devo andare a mettere un'unica entry nella mappa risultante. Qui cosa metterei? Cosa dovrei mettere come accumulatore? Dovrei mettere una somma di un unico valore che è l'occupazione. Quindi potrei sì scriverlo come un group in by, nel senso che vado a prendere no, è più complicato del necessario, nel senso che qui non posso andare a mettere quello, ma devo andare a mettere un qualcosa che mi fa collectors.mapping, quindi devo prendere il campo, andare a fare il cast along di campo punto occupation e qui dovrei fare un collectors.mapping summing long. Forse potrei semplicemente fare così. Allora abbiamo campo freccia long di campo.getOccupation. Una cosa di questo tipo. Però è più complicato perché devo fare la somma sapendo che tanto di questi ce n'è solo tanto uno per ogni chiave. Invece in questo caso so che per ogni campo ho una chiave e un valore. Col group in by devo andare a dire come aggregare i vari elementi, anche se ce ne sarà soltanto uno. E poi l'ultimo campo è occupation, restituisce il livello di occupazione degli impianti in termini percentuali, quindi viene calcolato come il rapporto tra il numero di prenotazioni in tutti i campi e il numero di blocchi da un'ora disponibili nell'orario di apertura e di chiusura. Quindi int totale prenotazioni è uguale a prendo tutti i miei campi, prendo int campo.getOccupation punto sum. Quindi vado a prendere tutti i campi, prendo il valore occupation, quindi il numero di prenotazioni, e la somma, e questo è il totale prenotazioni. Int fasce orarie è uguale a, devo andare a prendere l'orario di inizio, l'orario di fine, l'ora, perché tanto i minuti abbiamo detto che ragionalmente devono essere corrispondenti, e
a questo punto ottengo la differenza. Okay? Per cui posso dire int or inizio uguale a open.inizio replace all due punti punto asterisco, quindi cancello tutto quello che va dal due punti in avanti e di questo faccio un integer punto parse int. Stessa cosa per l'orario di fine. Fascia orarie è uguale a ora fine meno ora inizio. Ovviamente lo posso fare anche con la classe orario. Return totale prenotazioni diviso numero di fasce orarie moltiplicato per il numero di campi. Ok? Quindi diamo un cast a double di fascia orario per campi punto. Questo punto tutto verde. Perché abbiamo fatto l'ultima implementazione che corrisponde agli ultimi test che sono questi. Allora, domanda per il totale prenotazioni, torno un attimo qua. Poteva anche andare bene, campi value stream, collect, collector, sum in double, c.c get occupation. Sì, allora era un qualcosa del tipo così, double totale uguale a, copio direttamente dalla chat, però direi di sì. Vado a capo così si riesce a leggere. A questo punto posso utilizzare totale direttamente invece di totale prenotazione. Okay? Questo è già un double, quindi non devo fare il cast qua perché funziona tutto. Attenzione quando fate i rapporti tra valori interi o long, come in questo caso, perché il risultato, se voi non fate un cast a double, o è 0 oppure un numero maggiore o uguale di 1. Quindi occhio a questi dettagli. Okay. C'erano anche i tester, quelli jar, che io dovrei avere da qualche parte qua. Copio e incollo qui. Allora, domanda su quest'ultima alternativa.
come si può usare summing double se get occupation restituisce un intero? Summing double ha un metodo che è un toDouble function, quindi prende un oggetto, il campo in questo caso, restituisce un double. Se la mia lambda restituisce un int, automaticamente viene aggiunto un cast a double. Per cui se io ad esempio, ve lo scrivo qua velocemente e poi lo cancello, se io ho uno static double funzione e restituisco ho un intero i che ha valore 5 e faccio un return di i, questo funziona benissimo perché automaticamente viene fatta una conversione, un cast implicito da int a double. Okay? Il fatto è che summing double prevede che ci sia esattamente un metodo che restituisce double e quindi il cast può essere fatto. L'R4 abbiamo visto, sì, me l'avete detto più di uno oggi. Allora vediamo un po' se riesco a trovare l'errore. Ok, quindi qui abbiamo un errore perché manca il parametro. Probabilmente ho preso una versione vecchia. Allora, metto un orario a caso completamente libero, poi vediamo. Ok. E immagino ce ne sia un altro qui sotto. Dove ci sarà un'altra occupazione, diciamo 13:30. Allora, sto veramente andando a caso perché qui ovviamente il test col find options senza quel parametro non ha molto senso. Sostanzialmente, no, faccio che. Devo andare a recuperare i test che ho usato effettivamente per l'esame, perché evidentemente non sono questi, perché se no avrei bocciato tutti e me lo ricorderei. Quindi no, no, non sono questi i test che sono stati utilizzati. Commentando quelli possiamo vedere se per caso funzionano i test. Sì, c'è ovviamente questo non funziona. Okay. Vi rivedo i test, vi metto quelli corretti. Okay. Poi mentre c'è un altro errore qua su un booking degli orari fuori. Ok, adesso. Vi rivedo tutti i test e vi metto quelli corretti. Direi che non c'è altro da dire, nel senso che la soluzione dovrebbe essere questa. Domanda, posso aggiungere i test ai temi d'esame che ne sono privi? Sì, vi metto le soluzioni con i test degli altri temi d'esame. Così avete datemi un attimo di tempo perché questi che infatti non li avevo ancora pubblicati, ve li ho messi al volo,
Evidentemente erano errati, quindi vorrei cercare di pubblicarvi qualcosa che sia corretto, altrimenti c'è un problema per voi. Quindi diciamo che non lo faccio oggi, no, questo qui sì, lo faccio oggi, ma gli altri datemi qualche giorno di tempo in modo che abbia modo di ricontrollare tutti i test e le soluzioni, per cui vi metto delle soluzioni che siano corrette. Domanda: dove sono i test dei temi d'esame? Sono nelle soluzioni. Se voi andate op.polito.it, se viene exam pass, se andate a prendere la soluzione, ad esempio, Deliveroo, sotto test ci sono i test. Tutte le soluzioni, tutti i progetti con underscore sol hanno all'interno delle soluzioni. Quindi se lo caricate come progetto Eclipse, vi ritrovate, come in questo caso, chiudo un attimo, una cartella SRC con il sorgente, che è la soluzione, e la cartella test con con i test. Allora, osservazione, mettendo sempre 19:30 come orario, i test passano. Ok, allora lo modifico e vi pubblico poi la soluzione. Allora, questa soluzione qua ve la lascio sul nostro repository, diciamo, del corso, e c'è un'altra soluzione un po' diversa, quindi potete poi vedere le due varianti, che non usa le mappe, non usa delle liste, che invece vi metto poi sul repository con i temi d'esame. Correggo anche il testo in modo che sia evidente. Adesso voi l'avete visto oggi con me, quindi non è più un problema. Per chi lo farà in futuro, è importante soprattutto quelle feature required da interpretare in modo corretto. Ok, direi che con questo noi abbiamo chiuso. Vi ricordo che se avete necessità possiamo pianificare un'altra soluzione di un tema d'esame indicativamente la settimana prossima. Quindi nel caso scrivetemi su Slack, così se ci sono delle richieste, magari su un particolare tema d'esame possiamo vederlo assieme. Vi ricordo anche che sono aperti i questionari del Comitato Paritetico della Didattica. Vi invito, prima di compilare il questionario, a provare a scrivervi voi su un pezzo di carta 4-5 possibili miglioramenti che potrebbero essere fatti al corso e poi scriverli nei commenti liberi. Ok? Le altre valutazioni sono relativamente utili. Quello che è molto utile, almeno per noi, è capire quali sono i punti critici e come è possibile andare a migliorare. Ovviamente non ne beneficerete voi che avete già seguito il corso, ma sicuramente i prossimi. Domanda, le regole d'esame vecchie prevedevano una domanda di conferma della prenotazione, a questo punto non c'è più. La domanda di conferma della prenotazione serviva perché succedeva spesso che ci fossero prenotazioni in eccesso rispetto a chi era presente e quindi il risultato è che noi dovessimo fare 2 o 3 turni di esame durante il giorno con disagio sia nostro che vostro, perché poi sono spalmati fino a sera, quando in realtà se le prenotazioni fossero state fatte correttamente bastava fare un turno o 2 turni. Per cui quando l'esame era in laboratorio, le prenotazioni, la conferma serviva per avere il numero esatto di chi effettivamente sarebbe poi venuto. In questo momento l'esame è in remoto, quindi no, non c'è più.
L'unico possibile collo di bottiglia è dato da Exam, ma su quello cercheremo di eventualmente di scaglionare gli accessi. Il resto lo fate da casa e Subversion non è al momento un collo di bottiglia se il server funziona. Sto rivedendo le regole d'esame dettagliate, ve le pubblico, diciamo, tra oggi e domani. Devo essere sicuro che non ci siano errori minimi, dopodiché ve le metto. E ci sono nelle regole d'esame ci sono degli esempi di domande, sì. Okay. Giusto per darvi un'idea del livello di approfondimento richiesto. Ovviamente, una volta che pubblico le regole d'esame dettagliate, se avete domande, ovviamente fatele tranquillamente. Ovviamente vi avviso su Slack delle regole d'esame appena sono presenti. Direi che con questo per oggi abbiamo concluso.